Simone, allora ci dice la verità, di ruote motrici ne hai quattro. No, complimenti, ottimo quarto posto, dici quali sono le tue sensazioni? Ma siamo molto contenti perché ancora una volta siamo stati competitivi in questa stagione e questo grazie anche a un grande team come Citroen e alla Pirelli che ci mette sempre in condizioni di pensare solo a guidare e di andare forte sempre in quest'anno e siamo veramente soddisfatti. Ieri abbiamo spinto forte, abbiamo attaccato e oggi abbiamo mantenuto il nostro vantaggio e soprattutto abbiamo conquistato il titolo due ruote motrici che era l'obiettivo di Citroen e nostro e è chiaro che la matematica non ci esclude ancora per lo junior anche se l'attribuzione del punteggio si sfavorisce un po', ma cosa che sapevamo. Andremo a San Martino più rilassati e cercando di provarci, non abbiamo nulla da perdere, siamo partiti dalla seconda gara e vediamo se riusciamo in questa impresa molto difficile. Siamo con Fabio Gianfico. Fabio, complimenti, campione italiano produzione. Sì, grazie. Dici tu com'è andata questa giornata? Ma è stata sofferta perché comunque è iniziata subito benissimo perché il mio diretto avversario ha avuto un piccolo incidente e si è dovuto ritirare. Quindi tutto in discesa, però è stato difficile amministrare e soprattutto cioè gestire perché mancanza di concentrazione, alla fine abbiamo staccato due ruote, però per fortuna siamo riusciti ad arrivare in assistenza, ci hanno messo a posto la macchina e alla fine siamo qua e abbiamo vinto. Claudio Fabio, Udine, innaziato come giusto e convenuto che sia, effetti sei primatori di levatura assoluta, che hanno esaltato questa serata di Udine con le loro prestazioni. Li ripresentiamo nell'ordine: Perico Carrara, Andreucci, Andreussi, Rossetti, Chiarcossi. E grande giornata questa, culminata con questo podio, con tanto Friuli per tutti la soddisfazione di noi friulani. E portiamo tra l'altro grandi tifosi, ma non soltanto dell'equipaggio vincitore, anche Gian Andreucci, Paolo Andreucci, senza nulla togliere a Carrara Perico, che sono andati fortissimi anche loro in questa occasione. Vedete il fan club Rox di Luca Rossetti, festa fino all'ultimo, uno che qua si è fatto le ossa su questo tracciato al Alpi Orientali, le ossa negli anni con le categorie minori, poi via via l'esperienza fino a quando ha trovato le case ufficiali.